Amici di Dininger News, Modena, questa mattina mercoledì, traffico congestionato, come vedete, tutto bloccato perché un'auto ha deciso di andare sotto il treno. Secondo alcuni testimoni che abbiamo intervistato, l'auto è sfrecciata in modo anomalo, addirittura una persona, un amico che ha visto la scena ha quasi discusso con il conducente di quest'auto, che ha deciso di scontrarsi contro il treno e finire di fatto, guardate, sotto il treno, il Gigetto, il treno che fa la linea Modena-Sassuolo. Ovviamente a bordo gente arrabbiata perché è tutto bloccato, si è rischiata la tragedia. Ovviamente, come vedete, il conducente sta verificando se il treno sia finito fuori dai binari o meno. È un tratto che, come vedete, non ha nulla di strano, passaggio a livello tradizionale. Dobbiamo chiederci se il passaggio a livello non sia sceso, perché non c'è spiegazione. La sbarra non sembra divelta, quindi non sapevo, oppure è passato a metà tra le sbarre. Molto strana la situazione.